se noi volessimo collegarlo ad un qualcosa di nostro attuale. E poi dice, e lì ho capito che quelle quattro robe là che avevo visto sul fiume Chebar sono i cherubini. Allora io torno all'affermazione che ho fatto all'inizio. Io non so se esistono le corti angeliche perché non me ne occupo, lascio che ne parlino gli esperti. L'unica cosa di cui sono certo è che se nelle corti angeliche ci sono dei cherubini, non sono quelli di cui parla la Bibbia, perché quando la Bibbia parla di cherubini parla di macchine. Dopodiché esisteranno sicuramente i cherubini, angeli, eccetera. Non entro nel merito, non metto in discussione nulla. L'unica cosa che non posso accettare è che si dica che i cherubini delle corti angeliche sono quelli della Bibbia, perché i cherubini della Bibbia sono macchine, chiaramente macchine. La possiamo andare sull'altro, andiamo un attimo indietro, andiamo un'altra immagine. Sto praticare quella lì. La rappresentazione più simile dei cherubini, andiamo giù un attimo anche, abbassiamo, ok, la rappresentazione più simile dei cherubini biblici è questa qui, che è un oggetto appartenente alla cultura all'impero di Urartu, cioè siamo alla base del monte Ararat, intorno al 1000 avanti Cristo, la vedete? Le ruote concentriche, il sistema di turbine. Ciò che manca a questo è il sistema di doppie ali, che si aprivano, come dice la Bibbia, e si chiudevano all'occorrenza. Ma questa è la rappresentazione più vicina che esista ai cherubini della Bibbia. Poi i cherubini con i capelli biondi, la luce, sono un'altra roba. Questi qui sono i cherubini della Bibbia. Io con un ricercatore dell'Università di Catania, lì da circa 2 mesi, li stiamo ridisegnando, nel senso che cioè io gli mando le traduzioni, lui mi manda gli schizzi, gli indico le correzioni, eccetera, e quindi poi quando sarò soddisfatto li pubblicherò, ma questa è una statuetta, pure una ventina di centimetri, si trova al museo di Istanbul. Hanno cercato di dire che era falsa, ma non ci sono dicendo che era fatta con polvere in Parigi, insomma, in realtà nessuno, ovviamente, studioso accademico, si è preso ancora la responsabilità di dire che è vera, perché vorrebbe dire che nel 1000 avanti Cristo esistevano navicelle monoposto. E allora nessun docente universitario dirà mai una cosa del genere, perché perde il posto il giorno dopo. Però c'erano queste cose qui. Questo è un tipo di cherubini, ma siccome siamo dentro questo tipo di spiegazione, Cheruv, cioè la radice Cheruv, che sarebbe cherubino al singolare, indica, perché questo è il significato della radice Cheruv o Karab, qualunque cosa che copra. Allora, questi qui sono chiamati Cheruvim, cioè cherubini, perché hanno nella descrizione di Ezechiele le ali che quando sono chiuse coprono. Poi c'è un altro tipo di cherubini che non ha nulla a che vedere con questi qui e che sono i cherubini che si trovano sull'arca dell'alleanza, che sono di una tipologia completamente diversa, ma siccome fanno sempre parte della cosiddetta area semantica, scusate la parolaccia, insomma comunque di quel insieme di valori di significato contenuti nella radice cherub, che sono chiamati cherubim anche loro perché coprono l'arca dell'alleanza. Ma non sono più questa roba qui, sono un'altra roba. Sono degli elementi che hanno una struttura portante, ciascuno di essi ha due pannelli che vengono chiamati kenafim,
che si può tradurre sia come ali, ma molto più semplicemente come parti laterali, che sono contrapposti l'uno all'altro, e la Bibbia dice chiaramente che dall'interno di quei kenafim Mosè sentiva parlare questo qui, Yahweh, quando lui era assente. Cioè Mosè entrava nel cosiddetto tempio tenda che questo signore qui si era fatto costruire nel deserto, nella parte più interna dove poteva entrare soltanto Mosè, Aaron e qualche altro che era predisposto a fare certe cose. Allora quando Mosè aveva bisogno di parlare con questo qui, non si metteva in estasi mistica o in ascolto, ma doveva andare lì dove c'era quella roba lì, parlava attraverso quella roba lì e dall'interno di quella roba lì sentiva la voce di quello là che era da un'altra parte. Se queste cose non fossero scritte nella Bibbia, ma fossero scritte in un normale libro, che sono un articolo di un giornalista che dice vabbè, insomma, sono stato in quell'accampamento, diceva tutti noi, ma senza nessun problema, non avremo nessuna difficoltà a capire che si parla di un sistema di comunicazione radio, ma appunto senza nessun problema. Siccome lo dice la Bibbia, non è vero. Io faccio finta che sia vero. Poi uscite di qui, ripeto, tornate a pensare con la stessa batteria. Io faccio finta che sia vero. E faccio finta che sia vero, perché questo sistema di comunicazione qui non era soltanto relativo a queste strutture che si chiamano cherubim perché coprivano, ma era collegato a degli altri oggetti che alcuni, pochi, erano autorizzati a portarsi addosso e che si chiamava efod, che era una struttura fatta da un pettorale con 12 pulsanti qui davanti, due spalline con due grossi pulsanti sulle spalline che scendevano dietro e poi venivano legati davanti in modo che stessero fermi. Quando voi leggete le vostre Bibbie e trovate la descrizione delle foto, voi troverete sempre scritto opera di artista. Falso. Perché la Bibbia dice Maase Hoshev, opera di progettante assemblante, cioè lavoro tecnico. Su questo non c'è nessun dubbio. Questi qui che se lo portavano addosso accompagnavano sempre i capi, e la Bibbia almeno due volte ci racconta di quello che fa Davide con quella roba lì durante delle battaglie, così poi magari parlo un po' di giganti o sei lì. Allora, durante delle battaglie, in due battaglie Davide si trova mal partito, ha bisogno di parlare col suo capo e né si mette in ginocchio, no, chiama uno che si chiamava Eleazar e gli dice vieni un po' qui, portami le foto. Quindi questo qui aveva addosso questa roba e solo dopo che lui e questo qui si è avvicinato Davide può parlare con l'Elohim, perché se questo qui era lontano Davide non poteva parlare. Allora io ho fatto 15 mesi da alpino in una compagnia di assalto della NATO e quindi ho sempre vissuto in montagna in esercitazione, facevo alpinismo già prima, quindi ero contento, e quindi io questa scena l'ho vista decine di volte. Cioè il tenente comandante del plotone, piuttosto che il capitano comandante della compagnia, chiama il cosiddetto marconista e gli dice portami un po' la radio, parla con il comando che sta dall'altra parte. Se questa cosa fosse scritta nella Bibbia nessuno avrebbe dei dubbi su ciò di cui si sta parlando, ma siccome è scritta nella Bibbia non può essere vero, deve essere per forza un'altra cosa. Io faccio sempre finta che sia vero. Un'altra volta, scena simile, Davide sta combattendo contro i filistei e assieme ai filistei stanno combattendo i cosiddetti Nefilim, cioè i giganti, uno dei quali, dice la Bibbia, aveva 6 dita per arco, cioè 24 dita in tutto, dice l'autore biblico per essere sicuro di non aver sbagliato, quindi c'erano dei giganti esadattili. Davide lì si trova veramente mal partito e quindi
dice di nuovo a questo qui, che evidentemente era il suo marconista, avvicinami le fronte. Questo si avvicina, lui parla con il suo capo e gli dice: cavolo devo fare, perché lì era veramente mal partito. Il capo arriva con il suo ruach, e poi dice la Bibbia: lascia il ruach, cavalca un cherubino, perché la Bibbia dice che sui cherubini si stava seduti come si sta a cavallo. Ve la ricordate l'immagine di prima? Cavalca un cherubino, entra nella mischia, piglia Davide e lo porta fuori. E dice la Bibbia che lui, quel signore lì, sul suo cheruv, fu visto in prospettiva sulle ali del ruach. Se non fosse scritto nella Bibbia, nessuno avrebbe dubbi di che cosa si sta parlando. Siccome è scritto nella Bibbia, non può essere. Quindi la Bibbia ci dice anche come venivano usati i cherubini. Per questo dico che io non mi occupo dei cherubini. Non accetto che mi si dica che i cherubini sono quelli della Bibbia, perché sono due cose diverse. Proprio neanche paragonabili. I cherubini della Bibbia sono macchine. Questo non ho una delle pochissime cose su cui non lo dico. E quindi siamo con l'arca dell'alleanza, con queste strutture che ci sono sopra, che si chiamano cherubim, cioè anche loro si chiamano cherubini perché coprono, cioè sono messe sopra il caporetto, sopra il coperchio. All'interno di quelle l'Elohim parla. Grazie a quelle Mosè parla con l'Elohim che è lontano. Quando sono fuori c'è una struttura di comunicazione che uno si porta addosso, ed erano soltanto quelle autorizzate a farlo, ma chiunque sa, chiunque ha fatto il servizio militare sa benissimo che quella roba lì non se la metteva a spalle chiunque, il marconista era il marconista, anche lì avevano il marconista. E quando Davide voleva parlare con il suo capo doveva avere quella roba lì, perché senza quella roba lì il suo capo non parlava. Questo è chiaro. E a proposito di ambiente militare, in Genesi, sapete, ci sono i patriarchi, no? Abramo, Isacco, Giacobbe. Sapete anche che i patriarchi, quando dovevano sposarsi, andavano a cercarsi la compagna nel loro paese di origine, meglio nella famiglia di origine, in questo mantenendo il sistema di matrimoni, fino a un certo punto l'hanno mantenuto, poi l'hanno abbandonato. Era usato, per chi conosce Sitchin, dagli Anunnaki, cioè da quelli che per i Sumeri erano come gli Elohim per la Bibbia, cioè andavano a cercare in genere sorellastre. Io a degli amici genetisti ho detto: sarebbe interessante che qualcuno facesse degli esperimenti sui topi per capire che vantaggio evolutivo c'è nel incrociare un maschio con la sua sorellastra, cioè con la figlia, stesso padre ma di madre diversa. Perché questi qui facevano così. E tutte le linee dinastiche e le linee di potere erano garantite da questo tipo di incroci. Quindi anche i patriarchi all'inizio facevano così. Quindi Giacobbe, anche lui, va a cercarsi la moglie all'interno della famiglia. Quando torna con più di una moglie, poi con più di una moglie, con i servi, insomma, con tutta quella che era diventata ormai la sua tribù, il suo bestiame, sta tornando verso la terra di Canaan e succede una cosa bellissima, perché è di una banalità incredibile, tant'è che è un versetto al quale nessuno dà un minimo di importanza. Per lui sta camminando, la Bibbia dice che a un certo punto gli vengono incontro, cioè si incontra casualmente con due malachim, e i malachim sono quelli che vengono normalmente considerati, tradotti come angeli. Quindi arrivano questi due, non parlano, non gli dicono nulla, non c'è bisogno di dirsi nulla, e nella Bibbia è bellissimo perché Giacobbe dice: oh, porca miseria, ma lì c'è un accampamento degli Elohim, e se ne va. Anche qui, chi ha fatto servizio militare, che ha fatto molte esercitazioni, sa che quando ci sono, come dire, esercitazione dove si sta fermi magari per 2 o 3 settimane in un posto, vengono ovviamente costruiti gli accampamenti, e chiunque abbia visto questi accampamenti sa che questi accampamenti sono doppi, cioè la parte ufficiale e la parte della truppa, e sono proprio distinti.